cosa ne mi hanno detto? Leggi il libro che ti ha regalato tua madre di Filippo Neviani, leggi qualche pagina, ce lo recensisci ovviamente a modo tuo e mi dici, ci racconti, non mi dici, ci racconti perché ti piace Filippo, di carattere, lo conosci, non lo conosci, perché ti piace come cantante, eccetera, eccetera. Allora, questo è il libro che ho già letto, che mi ha regalato mia madre a Natale 2022, quest'anno, adesso siamo già nel 2023, comunque. Allora, vi leggo qualche pagina di questo libro, A mani nude, si chiama Harper Collins, Neck Filippo Neviani, bellissima. La prima pagina è bellissima, e poi anche rosso, vedete, è un po' rosso, un po' nero, veramente scritto bene, stupendo. Questo libro mi piace tantissimo, e me l'ha regalato dopo l'Epifania, mi sembra, sì, e l'ho letto il giorno dopo praticamente, in un giorno l'ho finito tutto, stupendo. Vi leggo la prefazione un attimo, veloce veloce. Compratelo se vi piace Neck, ve lo consiglio assolutamente. A volte un solo momento può cambiare tutto, basta una giornata di sole, la campagna che brilla, la voglia di dedicarsi a lavori di bricolage, lavorare al legno, a un vecchio carro che un tempo lontano era stato un calesse. L'incidente improvviso, il sangue, poi il dolore, la paura, lo shock, la corsa verso l'ospedale, la mano squarciata, la possibilità di non recuperarne l'uso, ma che vuol dire perdere la funzionalità di una mano per un musicista? La stessa mano che ha sempre usato per suonare, comporre, creare. In occasione del suo 50° compleanno, Filippo Neviani, Neck, partendo dall'incidente che lo ha colpito, si lascia andare a riflessioni aperte sul dolore, la pazienza, il coraggio, l'amore, la fede. A mani nude è anche un libro sulla musica, partendo dai terribili pensieri sul letto dell'ospedale. Neck ritorna con la mente a quello che ha significato la musica nella sua vita e si chiede come sarà la sua vita se non potrà mai più suonare. E ancora di più si chiede come sarebbe stata la sua vita senza la musica. Il trailer, diciamo, è questo. La spiegazione del libro è quello che vi ho appena letto, praticamente. Impreziosito da una prefazione di Gianni Morandi, A mani nude è un libro emozionante, incredibilmente intenso, scritto da uno dei cantautori italiani più amati. Certo, direi, quasi a tutte le persone che conosco almeno piace Filippo Neviani. Se vedete qualche pagina piegata è perché ci sono delle frasi troppo belle che mi piacciono un sacco. Allora, vediamo un po' cosa vi posso leggere. In A mani nude si racconta come mai ha fatto, con profondità, senza filtri, senza paura di ammettere debolezze e fragilità. Filippo, sempre, ricorda i suoi inizi, i primi successi, le prime avversità, ripensando a suo padre che non c'è più, ora che è lui a essere padre perché ha un figlio. E parla al lettore, cioè a noi che lo compriamo il libro, con assoluta onestà e aprendo il suo cuore, del rapporto con la fede, perché è molto cristiano, credente, insomma, delle crisi che colpiscono gli uomini e fanno dubitare delle proprie scelte, del proprio talento, ma parla anche delle risorse che puoi trovare in te stesso nei momenti di difficoltà e dolore, risorse che di solito non sai nemmeno di avere. Bellissimo, strabello, profondo, intenso, bellissimo, anche un po' psicologico, ti fa capire il senso della vita, ti fa capire la musica, che per me soprattutto, come anche per lui, ma lui è un cantante, io no, comunque musicista, ecco, io non sono né cantante né musicista, ma anche per me la musica mi ha salvato la vita. Io non ho avuto incidenti, non mi hanno squarciato la mano, non mi hanno tagliato la mano, eccetera, non ho perso sangue, insomma, da nessuna parte del corpo, diciamo così, no? Non ho mai fatto incidenti gravi come Filippo in questo caso, però è bellissimo questo libro, fa veramente capire che la vita è un soffio e domani può finire, già stasera direttamente, quindi dobbiamo viverla alla grande veramente e dobbiamo essere felici e grati di tutto quello che abbiamo e non sempre lamentarci di ogni cosa, insomma. Vi leggo qualcosa così a caso, quello che ho piegato, insomma, le cose che a me piacciono, per non leggere tutto il libro perché sennò facciamo un video di 10 minuti, di 40 minuti. Emily Dickinson scriveva: la speranza è la cosa con le piume che si posa nell'anima e intona un canto senza le parole e non si ferma mai. Bellissimo, questa frase è stupenda. E secondo me, dice Filippo, sono parole davvero azzeccate. La speranza è la più piccola delle virtù, eppure è la più forte perché non ti abbandona mai. La lavastoviglie, scusate. Persino nei momenti peggiori. Benito. Riesce a farti sentire il suo battito. Lui era speranzoso di guarire, Filippo, e quindi ecco perché la speranza, in questo libro c'è scritto, la speranza è una cosa fondamentale per
volte scappano. Certe persone anche te la fanno finire, magari la pazienza e anche le speranze, magari le perdi. Ma lui fa, Filippo fa proprio capire, secondo me almeno io ho capito quello, fa capire che la speranza non dovete mai perderla, non bisogna mai perderla, perché solo, come si può dire, non mi viene la parola, non mi sono preparata a niente, finché c'è vita c'è speranza, come si dice, ed è proprio la realtà, è verissimo. Proprio grazie a quel battito, appunto il battito della speranza, delicato come un frullio d'ali, riemersi dall'oscurità e scoprì che la creatività non mi aveva abbandonato, anzi, trasmettendomi una gran voglia di sperimentare, di confrontarmi come la conduzione di un programma TV, mi mostrò la via d'uscita. Ha condotto NEC, un programma dalla strada al palco, bellissimo, con gli artisti di strada che vanno in televisione, non tutti. Ma c'era anche quel fatidico famoso Luca D'Amato, che adesso è in giro per Torino a suonare. Bravissimo lui, veramente fantastico. Sempre quello stesso battito, lo ritrovavo ancora più forte a contatto con la natura. È un amante della natura, Filippo. Fantastico, meraviglioso. Nelle giornate più difficili, per cercare di zittire i pensieri negativi e dolorosi, correvo nella mia casa in campagna. Lì, immerso nel verde e nel silenzio, trovavo il conforto di cui avevo bisogno. Dovete farlo anche voi, ragazzi, se avete un posto che vi piace, che vi fa rilassare, che vi fa stare bene quando siete tristi, incazzati, nervosi, arrabbiati, stressati, andate o al mare o in campagna, dove volete, insomma, a disintossicarvi dalla città. Se vivete in città, andate in campagna, dove volete, potete andare, insomma, per rilassarvi. Sento forte il richiamo della terra e della vegetazione. Era come poter finalmente staccare la spina e tornare alla vita vera. Mi accorsi che ero circondato dalle colline, sentire l'odore della terra o mettermi a passeggiare per i boschi mi infondeva speranza. Speranza di vedere sbocciare i primi germogli, di raccogliere i frutti del mio lavoro nell'orto, di vedere fiorire intorno a me lo splendore pacificante della natura. Bellissimo. Come scrive Neck, scrive benissimo, meraviglioso. Scrive in modo semplice, si capisce benissimo quello che vuole dire, che vuole farci capire, stupendo. Staccare la spina e tornare alla vita vera, autentica, quella della terra e dei cicli, delle stagioni, non che gli altri aspetti della mia vita non siano veri, intendiamoci, ma accade talvolta che l'industria della musica sia pesante da vivere, che alcune dinamiche alla lunga risultino intossicanti, che mi mandino in sovraccarico, e dopo un po' provo il desiderio di allontanarmene per rifiatare, per respirare di nuovo. E poi dice quello che leggevo prima: sento forte il richiamo della terra e della vegetazione, perché lì le cose non hanno una doppia faccia, un risvolto della medaglia, qualcosa che non ti aspetti. Nel mondo naturale le cose sono così come le vedi, senza finzioni né artifici, un po' come sono io. Non sono costruita, programmata. Purtroppo, vabbè. Un ramo secco da tagliare, il bocciolo tenero di un fiore, una foglia mangiata dagli afidi. Non mentono, ma descrivono una realtà incontestabile, pulita e netta. Allora, in quei momenti, di solito inspiro a fondo, gonfio al massimo i polmoni, dilato la cassa toracica e insieme accolgo anche la bellezza che mi circonda, da cui mi lascio pervadere per poi farla mia. Bellissimo, 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 bellissimo. E poi dice: stendevo un drappo vecchio sotto una grande quercia o sul limitare di una radura e ascoltavo i rumori della notte. Meraviglioso. Immaginavo che se non fossi diventato musicista avrei voluto fare l'agronomo per poter stare a contatto con quell'ambiente che tanto amo. Avrei trasformato il mio hobby in una professione, nonostante in cuor mio abbia sempre saputo che non ci sarebbe mai stato un piano B oltre la musica, perché la musica è sempre stata l'inizio e la fine di tutti i miei sogni. Bello, 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 bellissimo. Cioè, questo libro dovete comprarlo assolutamente, ragazzi. È stupendo, meraviglioso. Adoro, non pensavo che mi piacesse, perché di solito parlare di incidenti, di cose tristi, non è che sia proprio un argomento che mi piace, insomma, o anche leggere cose tristi non è che mi piace. Però questo è veramente profondo, veramente sentito, veramente bello, veramente personale. Parla proprio di Neck, di Filippo, della sua sofferenza con l'incidente stradale che ha avuto, la mano rotta, ha dovuto aspettare che gliela cucissero, che guarisse.
disse, ha fatto ginnastica, praticamente fisioterapia per la mano, ha fatto gli esercizi in modo che potesse di nuovo suonare, che potesse fare di nuovo serate, concerti, eccetera. Meno male che aveva la sua famiglia intorno che gli stavano vicino. Mi accorgo di avere ancora il guanto stretto in mano, chissà, forse un giorno lo butterò via, oppure lo conserverò e tra molti anni lo mostrerò ai miei nipoti e racconterò loro una storia, quella dell'incidente in moto. La storia di un uomo che stava per perdere tanto, anzi tantissimo, ma che alla fine ha trovato se stesso e molto altro. Fantastico, fantastico. Nick, meraviglioso. Filippo, stupendo, meraviglioso. Veramente anche bello come ragazzo, e devo dire, con gli occhi azzurri, cioè stupendo. Pieno di tatuaggi, anche con pochissimi capelli, però è veramente bello. Poi le sue canzoni mi piacciono tantissimo. Da... alza il volume, com'era la canzone, adesso non me le ricordo tutte. Mi ami, se non ami, nella stanza 26. E poi cosa c'era? Ci sei tu, che? E io mi illumino, mi agito, quando non ci sei. Laura non c'è, è andata via. Laura non è più cosa tua. Bellissimo, cioè io ci sono cresciuta con questo cantante meraviglioso, Nick Filippo Neviani. Sto tremando, non so perché, bellissimo, stupendo, veramente, peccato che dal vivo non ho mai visto un suo concerto, però mi piacciono tantissimo le sue canzoni, le ultime canzoni, cioè le ultime, adesso non ha più fatto nessuna canzone nuova, mi sembra, però da piccola, a parte Ligabue, Fabrizio Moro, Alessandra Amoroso, Anastasia, eccetera, i Linkin Park, ascoltavo tantissimo, appunto, Nick, bellissimo, bellissimo, piace anche a mia madre, ma piace tantissimo a me da quando sono piccola, tutte le sue vecchie canzoni, adesso non me ne ricordo neanche una, cioè, a parte quelle che vi ho detto prima, ma ne ha fatte altre, sei un mito, no, sei un mito, è Max Pezzali, ho sbagliato, non lo so, anche comunque ha cantato con Francesco Renga e con Max Pezzali, Nick, sono tutti amici, loro tre, quindi fantastico, e anche comunque sicuramente sposato, mi sembra adesso, Nick, sì, da un po' di anni, e ha anche un figlio, se non sbaglio, Filippo, sì, mi sembra di sì, bellissimo, bellissimo veramente. Poi questo libro appunto ha una prefazione di Gianni Morandi, il cantante, sono anche amici con Nick, sicuramente. Leggiamo ancora un pezzo. Essere un artista è un lavoro che richiede molto coraggio, sempre, di continuo. È un lavoro in cui devi esprimere le tue emozioni, i sentimenti, la tua parte interiore, e non è facile, perché significa esporsi e rivelare alla gente i tuoi aspetti più intimi, le fragilità, le insicurezze. E per chi non è capace, aggiungo io, per i cantanti o comunque per chi non è capace a mostrare le sue insicurezze, le fragilità, è difficile. Sicuramente, cioè io non sarei capace a far sapere a tutti i miei affari, non sono una così che dice i miei affari a chiunque, insomma, io sono molto riservata, e quindi immagino che essere un cantante famoso, conosciuto, tutti vogliono sapere i tuoi affari, e tu sei riservato, non vuoi dire i tuoi affari a tutti, è un po' difficile. Significa mettersi a nudo senza falsi pudori e sapere che quando arriveranno le critiche colpiranno là dove fa più male, dove la pelle è più sottile. Significa dare tutto te stesso senza misure, perché altrimenti risulti falso e costruito. Esatto. Anche non solo per i musicisti, secondo me è così anche nella realtà, anche per chi fa video, soprattutto se tu non mostri. Nel mio caso, se io non mostro tutta la mia vita, se non racconto tutte le mie cose, c'è qualcuno che mi dice sei falsa, sei costruita, sei montata, che non è vero, ma io sono riservata, che è diverso, non sono costruita, non sono falsa. Comunque fantastico, Nick, meraviglioso, vi straconsiglio di leggere quel libro, ok? Grazie mamma che me l'hai regalato, stupendo, adoro ragazzi, Nick, deve essere bravissimo dal vivo, sarebbe bellissimo vedere un suo concerto dal vivo prima o poi, e le sue canzoni appunto vecchie sono bellissime. Alza il volume, tira sul volume, qualcosa del genere, anche i video sono bellissimi. Lui deve essere una bravissima persona, anche se dal vivo ancora non lo conosco. Non so se anche a voi piace, fatemi sapere se avete anche voi questo libro, se l'avete letto, se vi piace. Bello, mi piacerebbe conoscerlo. Filippo,